E questo signore, chi è questo signore? Ma come chi è? Avvocato sono io, sono Stroessner. Stroessner? Caterina, gli Avalone si spellava le mani addosso a me e questo signore si manteneva attorcigliato alle mie spalle. Dietro stava Stroessner, gli Avalone davanti, io in mezzo ai nucofani ammazzati. Lo senti? È tutto ammazzato, non ti aiutare. Caterina, nella tua ti va a fare un bel caffè, ce la fai a bere. E mo vediamo, ci proviamo. Se proprio non ce la faccio me lo versate in un orecchio. A proposito, ce l'ho almeno un orecchio intero, sì. Non lo faccio, ma un buco tu amo, la e vado a fare il caffè. Brava, Stroessner. Brava, mi avete mantenuto. Ma voi di che razza siete? Cioè, sono una novità, la razza napoletana. Napoletana. Spuglia però, sì sì, e se perché il nome che portate, i modi che avete, non potete essere napoletano, per la vostra vita. Guardate, poca, se vi fa piacere io cambio cognome. Voi a capo vi dovete cambiare, ma perché mi avete mantenuto? Ma da voi, avvocato, me l'ho detto, l'avete chiesto voi. Ah, io ho chiesto. Avete detto mantenete. Quando il signor Cavalone è venuto qua nel nostro ufficio, ha letto il rapporto su sua moglie che voi avete scritto, e invece di pensare alle corna sue, si è arrabbiato con me che sono il titolare dell'agenzia. Io è vero, ho gridato mantenetemi! Ma quel mantenetemi era pieno di sottintesi. Lì la faccenda, mi sta picchiando a raggio, impeditemi di trascendere! Invece che facile, mi attorcigliate le mie spalle e mi mantenuto. Ma c'era qualcuno che andava mantenuto, quel mantenuto. Ma non mi avete detto mantenetelo a lui. Me lo sto dicendo no, una volta che mi ha bruciato. Ma forse lo sbagliamo a parlare. Ma tra uno che pesa 100.000 e uno come me, ma chi è che fa mantenuto? Il padre eterno che ha dato il patrocinio, usatelo, santo di figlio. E se no questi sono i risultati, vedete? Gli Avalone venne qua a leggere il rapporto che la cucchiera ha fatti e cose. E io mi chiudo con le e poi me l'ho detto 100 volte. 100 volte, addolcite le relazioni, addolcitele. Ma dieteci un po' di marmellata. Metta marmellata con gli Avalone. Quella ci sta la documentazione cinematografica. Qua se proiettiamo il filmino ci arrestano. Significa che ci arrestano. C'è sempre modo di dire e non dire le cose. Che significa? Fare altalenare il cliente tra il dubbio e la speranza. E lui ci dice di che cosa così apertamente. Adesso vi faccio un esempio. La suddetta signora e un individuo di sesso maschile si sono incontrati alle ore tot davanti ad un albergo adiacente ad un circolo ricreativo. Un enorme automezzo adibito a traslochi ha celato alla vista del nostro agente per qualche istante la coppia. Il nostro agente non è in grado di dire se la coppia è parata nell'albergo oppure nel circolo ricreativo. Mi avete capito? No. Non mi è chiaro. Lo mettiamo sulla strada. Ma chi? Al cliente. Passeggia. Non signore, lo scosso è sulla strada nel senso che ha cominciato a fargli capire. Va bene, si sono incontrati, insinuiamo il dubbio. Poi lasciamo lo spiraglio, la speranza, il circolo ricreativo. No. Avete capito? E allora voi facendo così il cliente resta in dubbio. Una speranza e così non si arrabbia in questo modo. Dovete metterci un poco più di marmellata nelle relazioni. Marmellata e carità cristiana. Ecco il caffè. Ah, grazie, grazie. Io pure io la tazzolella. Non ti vai a mettere una mezz'oretta sul letto? No, 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 ma tengo troppo da fare, tengo. Anzi, dammi una mano ad alzarmi perché mi piace. Mi piace. No, piace. Intanto vado in farmacia a comprarti qualche pomatina, mi raccomando, non fatelo muovere. Stroessner, non mi avvicinate e soprattutto non mi toccate. Quello mi voleva toccare. Ma chi vi sta toccando, avvocato? Io l'ho visto, me l'ho letto negli occhi, mi voleva toccare, mettetevelo in tasca. Gli occhi in tasca? No, gli occhi in tasca. Se non si deve dire un bravo giro. Vaga a ferrica la faccia a te. Ma questo signore non mi deve toccare, non si deve avvicinare, Stroessner. Fate conto che io sono una vacca indiana, non mi tocca! Va bene, vai in farmacia, va! Così e va!
E adesso, per favore, mantenetevi alla dovuta distanza e andatevi a riordinare tutti i fascicoli delle infedeltà coniugali. Ah, e andate, fate questo.